Torino, 1941. Nel quartiere Barca, in strada Settimo, vivono Leone Alagna, di 38 anni, originario di Bova Marina, in Calabria, e sua moglie Giovanna Filippini, originaria di Ferrara, di 31 anni. Leone è un uomo mite, mingherlino. Fa lo spazzino municipale a Torino. Nel 1941 viene richiamato alle armi. E per quasi 4 anni la sua famiglia non ha più sue notizie. È il 1945 e sua moglie Giovanna, di 35 anni, ormai ha perso le speranze di rivederlo. Leone, dopo quasi 4 anni di servizio militare e di detenzione in prigionia, non è ancora tornato a casa. Però un giorno succede il miracolo. Leone, all'improvviso, torna a casa sua. È una grande emozione. La sua famiglia e sua moglie lo credevano infatti morto da tempo. Giovanna e Leone hanno 2 figli, di 10 e 3 anni. Come scrivono i giornali del tempo, la donna non nascondeva le colpe da lei commesse durante la supposta vedovanza, ma Leone, per amore, la perdonava. Nel giro di poco tempo, però, il rapporto tra i due si deteriora. Leone decide per la separazione coniugale e stabilisce anche che le 2 bambine siano accompagnate a Ivrea presso alcuni parenti. Una sera l'uomo viene aggredito a Ponte Stura da uno sconosciuto che lo ferisce a coltellate. L'aggressore, convinto di averlo colpito a morte, gli svela, a sfregio, di essere stato mandato da Giovanna. Leone però non è morto e dopo una breve convalescenza si rimette. Durante una fredda notte di ottobre del 1945 succede qualcosa. I vicini sentono provenire dall'abitazione della famiglia Alagna le urla di un litigio. Un giorno la signora Filippini, mamma di Giovanna, incontra suo genero per strada e lui le racconta che il matrimonio con sua figlia è finito. Giovanna conduceva una vita dissoluta e se n'era andata per sempre. Nel gennaio del 1946, però, alla famiglia di Giovanna arriva una lettera anonima. È rivolta ai genitori della donna. Qualcuno desidera metterli al corrente di un fatto molto particolare. La lettera dice che Giovanna non se n'è andata, è stata uccisa da suo marito. Per questo motivo, il 14 gennaio del 1946, i genitori di Giovanna decidono di andare alla polizia a denunciarne la scomparsa. Dunque, la polizia entra a casa della famiglia Alagna e fa un sopralluogo. Gli agenti non trovano nessuno. Leone non si vede da un po' di tempo. Gli agenti si sospettiscono a causa di un rialzo nel pavimento della camera da letto e nel giro di pochi minuti intuiscono che cosa possa essere successo e iniziano a scavare. Lì sotto, coperto da uno strato di mattoni, c'è il cadavere di Giovanna. La morte è avvenuta presumibilmente per strangolamento. Fra i capelli della donna, il cui corpo si trovava sotto strati di terriccio e mattoni, sono stati rinvenuti dei truccioli di legno. L'assassino poi l'ha coperta anche con un leggero strato di calce, che ha fatto sì che il cadavere rimanesse comunque in buono stato di conservazione. La sorella di Giovanna tenta disperatamente di difenderne la memoria, negando le voci che le attribuiscono una vita sregolata, e si scaglia subito contro Leone, suo cognato, che definisce un uomo privo di moralità, violento. Intanto emergono altri particolari. Richiamato alle armi, Leone era stato assegnato
ad un reparto di stanza in Sicilia. Dopo l'armistizio, però, non era stato fatto prigioniero. Aveva raggiunto alcuni parenti in Calabria, dove era rimasto fino alla completa liberazione dell'Italia, nel maggio del 1945, quando era ritornato a Torino, fingendo con la sua famiglia di essere stato prigioniero per tutto quel tempo. Nel frattempo Giovanna, per mantenere le due bambine, era andata a lavorare alla Fiat e, nonostante fosse malata di pleurite, svolgeva anche un altro lavoro presso un'officina di Corso Francia. Come racconta sua sorella, lavorando tutto il giorno, purtroppo, Giovanna non riusciva a prendersi cura delle sue bambine. Così la sorella stessa le aveva consigliato di collocare la più grande, Liliana, presso l'Istituto Maria Ausiliatrice e la più piccola, Rosellina, a Salice, da una vicina che aveva una casa in montagna, pagandole mensilmente una quota. Mia sorella non si diede mai a vita dissoluta. Conobbe solamente un uomo onesto che le disse che l'avrebbe sposata in caso di morte della Lagna in guerra. Dopo il ritorno a Torino di Leone, i litigi tra lui e la moglie erano divenuti sempre più violenti e ancora più frequenti. Quando venne licenziato dal municipio, Leone, come dicono i giornali, si era dedicato anche alla borsa nera e non contribuiva mai alle spese della famiglia. La sorella di Giovanna racconta: un giorno mio cognato, per un futile motivo, si slanciò contro mia sorella e la colpì con un pugno tale da spostarle la mascella. L'ultima volta che la madre di Giovanna la vede è l'8 di ottobre del 1945. La donna racconta che quel giorno era dovuta partire per Ivrea, dove la nipotina si trovava sfollata insieme all'istituto di cui era ospite. Al ritorno, però, Giovanna non c'era più. Aveva chiesto a suo genero dove fosse e Leone aveva risposto: «Se n'è andata». Poco dopo era uscito anche lui di casa, dicendo alla signora Filippini che sarebbe andato a pranzo dai suoi genitori in Corso Regio Parco. Probabilmente in quel momento Giovanna era già stata uccisa e nascosta da qualche parte. Nel pomeriggio i vicini di casa vedono Leone rientrare nella sua abitazione. Poi l'uomo sparisce definitivamente dopo aver nascosto il cadavere della moglie in camera da letto. In quella buca. Gli inquirenti lo cercano. Secondo la mamma di Giovanna, potrebbe trovarsi nelle vicinanze di Roma, dove era solito svolgere i suoi affari di borsa nera. Ma, dice la donna, potrebbe anche trovarsi presso i suoi parenti in Calabria. Inizia il processo nei confronti di Leone Alagna, un uomo che apparentemente sembrava mite, soprattutto a causa del suo aspetto fisico. Magro, minuto. In realtà, i vicini di casa si erano accorti che i rapporti tra lui e sua moglie erano estremamente burrascosi. Da quella casa in strada Settimo arrivavano in continuazione urla, insulti, litigi. Era una lite continua. Leone aveva mentito a sua moglie e alla sua famiglia, incurante di avere abbandonato Giovanna e le bambine. Nella disperazione più totale, lo credevano morto. Credevano che fosse stato tenuto in prigionia. Ormai erano rassegnati. Per questo Giovanna aveva ceduto alle attenzioni di un altro uomo, un uomo onesto, come diceva sua sorella, che le aveva semplicemente proposto di sposarla una volta avuta la conferma che suo marito fosse morto. Durante il processo, la madre e la sorella di Giovanna testimoniano contro Leone. Spiegano quanto fosse violento, quanto fosse solito decidere tutto lui in quella casa. Raccontano dei suoi traffici. La Corte d'Assise di Torino condanna Leone Alagna a 20 anni di reclusione
La pena viene confermata dalla Corte d'Assise d'Appello il 23 gennaio del 1946.